Una domanda a Stefania Belmondo da portalegranda.net. Sei una delle campionesse dello sci di fondo più premiate nella storia di questa disciplina sportiva, nonché la prima donna italiana ad aver vinto un'Olimpiade. È mai esistito un limite fisico per te? Un obiettivo che non sei stata in grado di raggiungere o di superare? Ci sono stati tanti obiettivi che non sono riuscita magari a superare, del tipo, non lo so, magari a vincere 2 medaglie d'oro in un'Olimpiade piuttosto che qualche altro traguardo, però in complesso sono contenta perché lo sport comunque mi ha insegnato che si vince e in quel momento è tutto facile, è tutto bello, però soprattutto mi ha insegnato a perdere, a accettare la tra virgolette sconfitta, perché quella è la cosa più difficile, e ho accettato anche le cose che magari mi hanno dato più fastidio perché io sbagliando non sono riuscita a raggiungere. Nel mese di febbraio del 2012 hai festeggiato l'anniversario di 2 importanti vittorie, l'oro di Albertville conseguito nel 92 e quello di Salt Lake City del 2002. Quali sono i ricordi di 10 e 20 anni fa che vivi ancora oggi con maggiore intensità? I ricordi che ho di 20 anni fa, quindi di Albertville 92, beh, sono i ricordi di una 23enne, quindi una ragazza che aveva tantissima voglia di raggiungere l'obiettivo che era una medaglia olimpica, perché sai dire oro, argento, bronzo, beh, alla fine, però ricordo che ho iniziato con un 5º posto, un 4º, un 2º, un 3º. E poi beh, mancava la medaglia d'oro, e quindi il ricordo di quella giornata, una giornata di sole magnifica, con una neve fredda bellissima in Savoia, con 2 pullman che arrivavano dalla mia valle, dalla Valle Stura e dal Piemonte, per tifare per l'Italia, ecco. E ricordo ancora quando ho tagliato il traguardo di questa 30 km e ho alzato le braccia al cielo come una cosa liberatoria e anche un modo per ringraziare, perché avevo vinto quella bellissima e faticosa gara. Il ricordo di Salt Lake City, beh, ricordo soprattutto di aver combattuto e vinto contro la sfortuna, perché a 3 km dal traguardo, senza volerlo, un atleta mi ha urtato il bastoncino, e dato che la temperatura era meno 14 e la fibra di carbonio di cui sono fatti i bastoncini si era un po' irrigidita, appena sfiorato si è rotto, e lì ho pensato di aver concluso lì quella gara. E poi però ho detto: ma non è possibile, non posso arrendermi adesso, perché io puntavo tutto su quella gara lì. Quando sono riuscita a cambiare per la 3ª volta il bastoncino, a ripartire, e ho tagliato il traguardo vittoriosa, beh, credo che sia un ricordo così intenso, così profondo, che nessuno mai me lo potrà togliere o non potrò mai dimenticarlo. Parlaci di Immagini di Vittoria, il libro fotografico realizzato in collaborazione con Antonella Saracco, che hai recentemente presentato a De Monte. Sì, questo libro che la casa editrice appunto è anche cuneese, perché di Boves, araba fenice, beh, è un libro esclusivamente fotografico, proprio per ricordare questi 20 anni e questi 10 anni, ma soprattutto è un iter della mia vita da quando sono nata fino ai momenti attuali, perché comunque racconta attraverso le fotografie proprio sono proprio delle immagini delle mie vittorie da quando ho iniziato fino adesso. Dopo De Monte, l'8 marzo, presenterete nuovamente il libro in municipio a Cuneo, lo stesso giorno della Giornata Internazionale della Donna. Come sportiva, ritieni che la tua esperienza possa rappresentare un esempio per le future campionesse di domani? Io penso che soprattutto vado molto nelle scuole a parlare ai ragazzi, a tutti quanti, e questo consiglio, beh, in occasione dell'8 marzo lo rivolgo a tutte le donne, a tutte le ragazze, a tutte le persone che vogliono raggiungere un obiettivo, però anche a chi magari non ha degli obiettivi da raggiungere. Voglio dire, cercate la forza interiore che avete dentro, ce l'avete, credete in quello che state facendo, non arrendetevi mai. Ci sono dei momenti di grande difficoltà, dei momenti difficili, dei momenti in cui bisogna superare le difficoltà, bisogna provare in tutti i modi. Ecco, voglio proprio così augurare a tutte le donne di poter raggiungere i loro sogni, i loro obiettivi, e voglio dire soprattutto alle ragazzine, alle persone che magari sono in un'età un po' così, un po' difficile, un po' particolare, sì, di vivere di sogni, perché i sogni sono quelli che ti permettono di mettercela tutta, di non mollare mai, di crederci e di voler arrivare a un obiettivo. Volontà e sopportazione sono tutto nello sport o esiste qualcosa di più?
ma la volontà, lo spirito di sacrificio e anche la sopportazione, quindi la sopportazione alla fatica, per, se vogliamo nel mio sport ad esempio stare via da casa tanto tempo, l'assenza quindi dagli affetti familiari. Credo che per, cioè forse per riuscire a vincere un'Olimpiade bisogna anche, io devo anche ringraziare i miei genitori, la mia famiglia, ma soprattutto mio papà e mia mamma che mi hanno creata con qualcosa che, vabbè, in questo caso per me era probabilmente il cuore, cioè nel senso avevo, sì, ho delle caratteristiche fisiche che sono comunque molto particolari, nel senso che ho un battito cardiaco molto basso, come ce l'aveva Coppi e tutto questo, però non dimentichiamo che bisogna coltivarle queste cose, non basta averle. E quindi pensate che io percorrevo 10.000 km all'anno di allenamento con le mie braccia, con le mie gambe, e quindi appunto ci vuole la volontà, ci vuole lo spirito di sacrificio, ci vuole la voglia di arrivare e la voglia di raggiungere quei sogni che ti sei prefissato. La campagna di informazione Acqua e Vita di Elvia e l'associazione no profit Vola. Quanto è importante l'impegno sociale nella tua vita? Ma io credo che siano, queste cose siano veramente importanti, e anche quelle che uno non dice sono importanti, perché aiutare le persone che sicuramente sono state meno fortunate di me e che hanno bisogno e che comunque non hanno le possibilità che probabilmente abbiamo avuto io e hanno avuto altre persone, credo che sia veramente giusto. E io ritengo che sia un impegno di noi, un dovere di chi ha avuto una fortuna, comunque come posso aver avuto io, di riuscire a vincere un'Olimpiade, di provare questa felicità, di trasmettere anche qualcosa agli altri e spiegare veramente che bisogna veramente crederci, bisogna mettercela tutta e non bisogna mollare mai. Un'ultima curiosità per i lettori del nostro portale. Insegnerai lo sci di fondo ai tuoi figli Mattias e Lorenzo? Ma adesso magari si metteranno a ridere i lettori del portale, perché i miei figli sono iscritti attualmente allo sci club, ma di discesa, di sci alpino, e il 10 di marzo faranno la loro prima garetta. Io li porto a far fondo con la scuola, loro vanno a scuola Festiona in una piccola comunità e li portano tutti i giovedì quando c'è la neve a far fondo, loro vanno tutto quanto, li porto a nuoto, vanno in bicicletta, però per adesso non piace lo sci alpino, ma va bene così, perché io dico sempre, quando mi chiedono mai i tuoi figli sono già dei campioni, probabilmente non lo diventeranno mai, magari lo diventeranno, non lo so questo, cioè questa, ognuno di noi ha un suo destino, un suo iter, e però io invece quello che desidero dai miei figli, e insisto, poi spero che continuino e che facciano dello sport, perché vorrei dire a tutti i lettori che se sono genitori, se sono zii, se sono, non lo so, nonni, che si ricordino che lo sport è un maestro di vita, lo sport insegna, lo sport ti insegna le regole, ti insegna il rispetto per l'avversario, ti insegna a vincere ma ti insegna a perdere, ti insegna a conoscere, ti fa girare il mondo, ti permette di conoscere tantissima gente, ti dà tantissime possibilità, e chi ha la fortuna di poterle cogliere a pieno, come ho avuto la fortuna io, beh, insomma, ti dà un qualcosa in più, un valore aggiunto che è veramente molto molto importante. Grazie dal portale. Grazie a voi.